Sardu. Grazie consigliere Guanci. Vorrei preliminarmente ringraziare il sindaco per la fiducia che mi ha accordato, gli assessori perché non hanno mai fatto mancare il loro appoggio, i consiglieri di maggioranza e di opposizione perché quando si è trattato di risolvere i problemi siamo sempre stati tutti dalla stessa parte. Vorrei ringraziare il direttore generale, i dirigenti tutti, i dipendenti della mia segreteria che in questi 7 mesi hanno fatto lo straordinario dello straordinario per assistermi. Ci viene chiesto di relazionare sull'attuazione delle linee programmatiche del programma di mandato del sindaco. Le aree strategiche di interesse del programma di mandato cui possono essere riferite le mie deleghe sono sostanzialmente due. L'area strategica numero 3, cioè Napoli, un comune efficiente, e l'area strategica numero 10, Napoli, città solidale e dell'inclusione multietnica. Nello specifico vi illustro anche l'ordine che seguirò nella mia trattazione. Per quanto riguarda l'area strategica numero 3, le deleghe inerenti alla stessa sono trasparenza, pubblicità e affissioni, condono edilizio, antiabusivismo edilizio, servizio elettorale, anagrafe, stato civile, cimiteri, informatizzazione. Invece per quanto riguarda l'area strategica numero 10, la delega inerente è quella della cooperazione decentrata. Vorrei però iniziare dalla trasparenza, che è un concetto che in realtà riguarda tutte le aree strategiche del programma del sindaco. Posso dire con orgoglio di far parte di un'amministrazione che amministra onestamente e con le mani pulite e che sta ponendo in essere tutta una serie di strumenti per fare trasparenza in maniera seria. La trasparenza nel Comune di Napoli viene assicurata rispetto della trasparenza, ma anche la predisposizione di tutti gli strumenti necessari per assicurare la trasparenza viene assicurata da una serie di organi che con l'assessorato sono ad essa preposti. Mi riferisco al responsabile per la trasparenza, che è il vice segretario Maida, al segretario generale e a tutti gli organi preposti al controllo interno e di gestione. Sono veramente molto soddisfatta perché ho constatato che l'approccio adottato da tutti questi organi sul tema della trasparenza è innovativo e dal punto di vista tecnico estremamente elevato. Sono convinta che le basi che stiamo gettando noi come amministrazione sul tema della trasparenza saranno presto seguite da tante amministrazioni in Italia, perché come dicevo è innovativo, nel senso che non ci siamo limitati a rispettare soltanto quello che la legge ci chiede di fare in tema di trasparenza, cioè la pubblicazione delle informazioni all'interno del sito amministrazione trasparente, della sezione del sito amministrazione trasparente, ma ci siamo interrogati su che cosa potessimo effettivamente fare per assicurare una trasparenza in senso sostanziale e non formale. Siamo partiti da un ragionamento di base che io ho più volte condiviso con il vice segretario e con tutti gli organi che ho menzionato prima. Cioè noi abbiamo una consapevolezza molto chiara che la normativa sulla trasparenza è la principale misura che noi abbiamo a disposizione per prevenire la corruzione, ma poiché la corruzione è un fenomeno che si annida in tutte le relazioni dell'ente, abbiamo ritenuto che fosse necessario predisporre delle misure aggiuntive rispetto a quelle che ci sono state richieste dal legislatore. E l'abbiamo fatto prevedendo sostanzialmente due misure principali. Prima di tutto abbiamo inserito all'interno dell'ultimo piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza una misura aggiuntiva, richiedendo a tutti i dirigenti la pubblicazione di report semestrali in cui vengono indicati per alcuni settori che sono particolarmente esposti al rischio di corruzione, e mi riferisco all'affidamento di servizi, all'affidamento di beni e servizi, all'affidamento di lavori. Gli abbiamo chiesto di compilare delle schede in cui sono inseriti 38 parametri. Questi 38 parametri consentono una lettura immediata di tutto il discorso sulla trasparenza, perché abbiamo fatto due considerazioni principali. La prima è che la trasparenza non si misura in un singolo caso, ma deve essere letta in una maniera sistematica. E seconda cosa che affinché ci sia un vero controllo in tema di trasparenza è necessario che tutti i soggetti dell'ente collaborino a questo fine. E difatti per questo abbiamo organizzato una serie di comitati interdirezionali in cui periodicamente si fa il check sulla trasparenza.
Questi parametri, che sono 38, non li abbiamo elaborati soltanto per consentirci un controllo all'interno dell'ente, ma l'abbiamo fatto anche per dare ai cittadini la possibilità di controllarci, perché noi riteniamo che questo sia importantissimo. Essere un'amministrazione trasparente significa sostanzialmente dare al cittadino la possibilità di coadiuvarci nel controllo e nella lotta alla corruzione. E quindi questi parametri, giusto per dare un esempio, riguardano il RUP, riguardano la ditta, ci fanno capire quante volte una ditta è stata aggiudicataria in un anno, ci sono delle apposite voci relative ai lavori di somma urgenza, che noi abbiamo ragionato cercando di rilevare tutte le aree di criticità maggiore per la corruzione. Ma il secondo risultato di cui vado particolarmente orgogliosa e che entrerà in funzione nei prossimi giorni è stata la progettazione e la realizzazione di un software che raccoglie e incrocia per ciascuna procedura di affidamento un ventaglio ampio di informazioni, in modo tale che noi potremo fare un controllo interno sulla trasparenza organico e pervasivo. Ed è il primo esempio in Italia, cioè il Comune di Napoli è la prima amministrazione che ha elaborato un software per il controllo della trasparenza. Sono sicura che questo non passerà inosservato sul panorama nazionale. È chiaro che accanto a questo approccio innovativo che noi abbiamo posto in essere, ci siamo anche trovati ad affrontare alcune esigenze derivanti dall'entrata in vigore di nuovi istituti, quale il Freedom of Information Act, che sostanzialmente prevede l'accesso civico generalizzato, in base al quale qualsiasi cittadino può avere accesso agli atti anche senza una motivazione specifica. Ora è facile intuire che questa misura ha creato dei problemi dal punto di vista della sostenibilità amministrativa, perché i nostri uffici, già gravati delle loro funzioni ordinarie, si sono trovate anche a dover evadere numerose richieste che ci sono arrivate da parte dei cittadini. Giusto per darvi un dato, nel 2017 sono pervenute 60 richieste FOIA, ma prevediamo che questo dato si aumenterà e quindi dobbiamo prevedere per il futuro un potenziamento del team sulla trasparenza. Ancora, un'altra innovazione che caratterizza questo comune è che siamo stati tra i primi comuni italiani ad istituire il registro degli accessi, cioè sostanzialmente questo è un elenco di tutte le richieste pervenute all'amministrazione che viene pubblicato sul sito web istituzionale con cadenza semestrale. Dunque, la massima trasparenza da tutti i punti di vista. Abbiamo anche organizzato delle giornate sulla trasparenza in cui abbiamo riflettuto di volta in volta sui temi che ci sembravano più critici da questo punto di vista, l'ultima delle quali è il ruolo dei social media all'interno delle amministrazioni. Passerei a questo punto alla delega, quella sulla cooperazione decentrata, in modo tale da poi passare invece all'area strategica numero 3 sull'efficienza amministrativa. Per quanto riguarda la cooperazione decentrata, noi con il servizio Cooperazione Decentrata, Legalità e Pace intendiamo rafforzare il ruolo di Napoli come città internazionale. Napoli come centro nevralgico delle relazioni internazionali nel Mediterraneo, Napoli come porta d'Europa sul Mediterraneo. I pilastri su cui ho inteso incentrare questa azione sono sostanzialmente tre: relazioni internazionali, relazioni intraeuropee e cooperazione allo sviluppo. Sono questi i tre pilastri su cui noi stiamo improntando la nostra azione. E vi voglio subito dare una notizia molto importante, una notizia importantissima per la città di Napoli, e cioè qualche giorno fa ho appreso che la Commissione europea ci ha scelto come centro di informazione Europe Direct. Che cosa vuol dire? Abbiamo fatto una selezione molto dura, qui ho cominciato a lavorare sin da subito, poco dopo il mio insediamento, e la Commissione europea ci ha scelto tra tanti altri partner come proprio centro su Napoli, dandoci un finanziamento di 31.000 euro annui per tutto il triennio. Abbiamo partecipato a questa selezione con un ventaglio di partner molto ampi, nello specifico 27 partner che abbiamo selezionato con procedura ad evidenza pubblica.
Questo è un risultato estremamente importante perché significa che c'è un'attenzione dei vertici europei per questa città e dall'altro lato c'è un'attenzione di Napoli per tutto quello che accade nell'Unione Europea. Intendiamo portare i vertici delle istituzioni europee nel cuore di Napoli, così come ci aspettiamo noi di essere presenti all'interno delle istituzioni europee. Sono stata invitata qualche mese fa da Beatrice Covassi, rappresentante della Commissione Europea in Italia, e da Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione Europea a Siracusa, in occasione di un evento che prende il nome di EU Dialogue, e ci siamo confrontati su molti temi, e in quell'occasione ho rinnovato tutto l'impegno di Napoli a favore di un'Europa migliore, di un'Europa per i cittadini e per il sociale. Che cosa faremo con questo Europe Direct? Stiamo già progettando, siamo già al lavoro, stiamo articolando i tavoli tecnici con i nostri partner, ma sostanzialmente vogliamo avere un focus sulle notizie di politica internazionale, intendiamo fare una tribuna di attualità politica internazionale ed europea e soprattutto un follow up molto preciso di tutto quello che accadrà con le elezioni del Parlamento europeo. Questo è un ufficio che grazie a questo grandissimo risultato, grazie a questo riconoscimento della Commissione europea, camminerà con fondi propri, perché 30.000 euro annui sono molti. Per quanto riguarda invece le relazioni internazionali, abbiamo lavorato molto nei mesi scorsi con l'ANCI, in particolare a due iniziative. Quella di Municipi Senza Frontiere, che è un'iniziativa, lo dice stesso il nome, che si basa sul principio della solidarietà internazionale tra municipalità, tra enti locali, fa le relazioni internazionali a livelli degli enti locali. E poi su un'altra iniziativa che abbiamo lanciato a dicembre, ma che sicuramente dovrà essere sviluppata nei prossimi mesi con grande impegno, e cioè quella della costituzione di una rete di città per la promozione della pace e della solidarietà tra città mediterranee. Ovviamente nell'ambito del rispetto delle competenze legislative in materia di politica estera, che ovviamente riteniamo che ovviamente siamo tenuti a rispettare, intendiamo utilizzare tutti gli strumenti della democrazia partecipativa dal basso per rilanciare il ruolo di Napoli come città nevralgica per le relazioni internazionali nel Mediterraneo. Mi riferisco ovviamente agli strumenti che noi utilizzeremo una volta che questa rete di municipalità entrerà pienamente in funzionamento, sono vari. Innanzitutto la promozione di azioni di sensibilizzazione dei governi, la promozione di dialoghi, la promozione di dibattiti, azioni di cooperazione decentrata e di cooperazione allo sviluppo. Per quanto riguarda la promozione di dialoghi e di dibattiti, già ci siamo molto mossi nei mesi scorsi con la collaborazione delle università, delle associazioni, di autorità, rappresentanti di comunità religiose e di organizzazioni non governative. Abbiamo fatto molti focus sul ruolo delle Nazioni Unite, sulle implicazioni dell'ascesa dei nazionalismi, sul sistema multilaterale di gestione delle relazioni internazionali, sull'ascesa di Trump, sulla questione curda all'indomani della sconfitta dell'ISIS in Siria e in Iran, focus sulla questione israelo-palestinese, focus su Sudafrica, sui personaggi politici più importanti che hanno fortemente condizionato il nostro tempo. A tal proposito abbiamo molto guardato alle esperienze estere utilizzandole come uno specchio per quello che sta accadendo in Europa ed è in questo solco che si può inserire la nostra adesione alla rassegna cinematografica Astradoc Viaggio nel cinema del reale, in cui abbiamo riflettuto in particolare sull'esperienza sudafricana in cui si sono registrati degli episodi di violenza xenofoba posta in atto dai sudafricani nei confronti di immigrati di altri stati africani. L'abbiamo ritenuto un utile strumento per valutare tutto quello che sta accadendo in Europa. Certamente rafforzare il ruolo di Napoli all'interno dello scacchiere internazionale significa riprendere e fortificare il dialogo con le rappresentanze diplomatiche presenti a Napoli. Sono circa 60 e stiamo ponendo in essere un'iniziativa che prenderà corpo definitivamente nelle prossime settimane, che prende il nome di Tavolo della Diplomazia. Attendiamo circa 30 consoli qui al Comune di Napoli, con cui inizieremo un'interlocuzione importantissima che servirà a rilanciare il ruolo di Napoli come centro nevralgico delle relazioni internazionali.
Per quanto riguarda il pilastro della cooperazione allo sviluppo, cioè l'intervento degli enti locali nei paesi terzi, anche qui stiamo lavorando moltissimo. Devo dire che c'è molta attenzione delle organizzazioni non governative e delle associazioni che operano nel settore per Napoli, che è concepita come porta dell'Europa nel Mediterraneo. Abbiamo iniziato delle interlocuzioni già con molte associazioni tramite il tavolo della cittadinanza e continueremo a farlo con il costituendo tavolo della cooperazione allo sviluppo. Ci attendiamo dei grandi risultati da queste interazioni. Torniamo a questo punto sul pilastro 3, quello dell'efficienza amministrativa, proseguendo in ordine di trattazione con le deleghe, come vi ho in inizio illustrato. Per quanto riguarda il settore delle pubblicità e le affissioni, stiamo ponendo in essere una integrale riforma di tutto il settore. Abbiamo un'ambizione molto forte, che è senza dubbio molto difficile da concretizzarsi, a cui stiamo lavorando ininterrottamente con la Commissione Attività Produttiva, che si riunisce facendo tavoli tecnici con cadenza settimanale. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo realizzare il regolamento delle pubblicità, della pubblicità e delle affissioni del Comune di Napoli. Significa sostanzialmente una cosa molto semplice, cioè un unico testo che racchiude in maniera organica tutta la disciplina del settore pubblicità e pubbliche affissioni, i criteri per la redazione del piano generale degli impianti, la disciplina dell'imposta comunale e del sistema sanzionatorio. Potete intuire facilmente che qui il lavoro è estremamente complesso, perché tocca anche altre aree di volta in volta che sono impattate da questa normativa, e penso alle infrastrutture, penso al decoro urbano, penso alla ragioneria, perché questo è un settore che porta notevoli introiti nelle casse del Comune. Ci stiamo lavorando, il testo è quasi pronto, ma non usciremo fin quando non saremo convinti che abbiamo fatto un testo qualitativamente di alto livello e anche nella sostanza che possa effettivamente rispondere sia alle esigenze degli operatori del settore che ai nostri dirigenti. Passiamo al settore del condono edilizio e dell'antiabusivismo edilizio. Parto subito dandovi un dato estremamente positivo, perché c'è un incremento del 50,74% rispetto al 2016 degli introiti per oblazione, oneri di concessione, diritti di segreteria e indennità di impatto ambientale. E vi dico che questo dato è soltanto destinato a crescere in maniera esponenziale, perché sono stati tracciati i solchi di alcune riforme importantissime che, se portate avanti con convinzione e con coraggio, raddoppieranno questo indice. Mi riferisco in particolare a due azioni. Per quanto riguarda le pratiche di condono in zona non vincolata, è stato possibile fino al 31 dicembre 2017 aderire alla procedura di autocertificazione, che attraverso l'acquisizione di autodichiarazioni e autocertificazioni ha semplificato notevolmente la procedura e la definizione delle pratiche di condono in zona non vincolata. Ma la novità, quella che secondo il parere dei tecnici dell'ufficio potrà contribuire in maniera consistente all'incremento delle entrate e allo smaltimento degli arretrati dell'ufficio, riguarda l'azione che stiamo ponendo in essere per quanto riguarda le pratiche di condono in zona vincolata. Si tratta di un'innovazione assoluta. Vogliamo prevedere una procedura di esternalizzazione guidata per consentire lo smaltimento delle stanze di condono in zona vincolata tramite il coinvolgimento di professionisti esterni dotati di comprovata esperienza tecnica, che andremo ad inserire in appositi elenchi e che quindi coadiuveranno i dirigenti e tutto lo staff tecnico nello smaltimento di queste stanze di condono. Passiamo all'antiabusivismo, perché è un settore che non abbiamo tralasciato e abbiamo posto in essere le basi per alcune riforme importantissime sul piano della informatizzazione. In primo luogo stiamo creando un software per la gestione informatizzata delle pratiche dell'ufficio antiabusivismo. Siamo riusciti ad inserirlo all'interno di uno dei 12 progetti del PONMETRO, quello relativo all'edilizia privata. E questo lo facciamo con soddisfazione, perché informatizzare questo ufficio significa senza dubbio migliorarne l'efficienza. Seconda misura, sempre sull'informatizzazione e sempre relativamente al settore antiabusivismo,
Stiamo iniziando l'informatizzazione dell'archivio cartaceo del settore antiabusivismo attraverso un protocollo di collaborazione con la Napoli Servizi. Passiamo adesso alla delega del servizio elettorale. Chiaramente questo è un ufficio in cui si lavora costantemente ogni giorno al miglioramento e all'informatizzazione delle procedure. Dato questo per scontato, è chiaro che l'ufficio si attiva ogni volta che c'è un impegno elettorale alle porte e noi da adesso a 4 anni ne abbiamo tantissimi. Ci stiamo già attivando per quanto riguarda le consultazioni elettorali del 4 marzo. La macchina amministrativa è partita, è a regime e ci stiamo preparando per arrivare con puntualità a quell'appuntamento. Ma c'è un altro appuntamento elettorale importantissimo che riguarderà esclusivamente il Comune di Napoli e riguarda l'elezione di un consigliere extracomunitario aggiunto al Consiglio Comunale di Napoli. Queste elezioni non siamo ancora in grado di stabilire una data, ma prevediamo che queste elezioni avverranno entro il marzo 2018. Questa delibera, che è stata approvata nell'ottobre del 2017, ha comportato una modifica del regolamento comunale, del regolamento che riguarda l'elezione del consigliere extracomunitario, proprio per dare piena attuazione allo statuto del Comune di Napoli, che prevede che bisogna attuare delle misure concrete per favorire l'integrazione delle comunità extracomunitarie presenti a Napoli. E noi con convinzione riteniamo che l'elezione di questo consigliere extracomunitario aggiunto possa non soltanto arricchire i lavori di questo Consiglio Comunale, ma possa anche consentire a noi amministrazione di comprendere meglio le esigenze di queste comunità presenti sul territorio. Dunque a breve cominceremo questa nuova fase della democrazia partecipativa a Napoli, cominceremo ad interagire con tutte queste comunità extracomunitarie in modo tale da creare una avvincente sfida elettorale che possa far sentire queste comunità parte di questa amministrazione. Passiamo adesso alla delega dell'anagrafe e dello stato civile. Allora, questo è un ufficio che sta ricevendo dei riconoscimenti a livello nazionale importantissimi, lavora a pieno regime ed è un ufficio di primati, questo ci viene riconosciuto da tutti. È un ufficio che riesce a rispondere con grande competenza a tante questioni su temi sociali importanti, lo ha fatto durante tutto il semestre di mia presenza qui in questa giunta. Vi voglio soltanto segnalare alcuni temi su cui è stata data una risposta estremamente competente e soddisfacente. Ma innanzitutto l'istituto della residenza cosiddetta di prossimità. La Giunta ha approvato le linee di indirizzo per registrare in anagrafe attraverso l'istituto della residenza di prossimità i cittadini dimoranti abitualmente in alloggi di proprietà pubblica ma sprovvisti di relativi titoli abitativi necessari ai sensi del decreto Lupi per il cambio di residenza. Andiamo avanti. L'iscrizione anagrafica ad esenza di dimora. Consiglieri, cortesemente se vi accomodate nei banchi e ascoltiamo l'intervento dell'assessore Sardu. Con apposita circolare sono state riviste le linee guida per l'iscrizione anagrafica dei cittadini senza fissa dimora, al fine di semplificare ed agevolare i soggetti che si trovano in condizioni di disagio. Ancora, un lavoro che è stato fatto ultimamente, un pregiatissimo lavoro dal punto di vista tecnico, l'accettazione delle dichiarazioni di residenza dei cittadini che trasferiscono la residenza presso i familiari assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Questo lavoro è stato fatto con il grande impegno anche della Commissione Attività Produttive, consiglieri di maggioranza e consiglieri di opposizione con cui abbiamo lavorato alacremente. Ancora, la registrazione delle convivenze di fatto e delle unioni civili. È stato predisposto un modello organizzativo per registrare entrambe le forme di convivenza, in base al quale i cittadini residenti nel Comune di Napoli effettuano le relative dichiarazioni presso la municipalità di residenza e i cittadini napoletani all'estero residenti in altri comuni italiani effettuano le dichiarazioni presso la sede centrale del servizio anagrafe. Vi parlavo prima dei primati di questo ufficio, sono veramente tantissimi, siamo stati i primi a rilasciare le carte d'identità elettroniche, siamo a quota 100.000 carte d'identità elettroniche rilasciate. Andiamo avanti con i privati. Lo sportello dell'anagrafe all'aeroporto di Capodichino. C'è all'aeroporto di Capodichino un nostro sportello che consente di rilasciare ai cittadini in possesso di titolo di viaggio la carta d'identità.
Abbiamo dei progetti su questo sportello. Non sarà più lo sportello dell'anagrafe all'aeroporto di Capodichino, ma diventerà lo sportello del viaggiatore. Cioè tutti i viaggiatori, anche quelli in transito sulle navi da crociera, potranno andare presso questo sportello per farsi rilasciare la carta d'identità. Questo è un progetto ambizioso, ma che sentiamo l'esigenza di dover realizzare, anche perché, data l'enorme affluenza turistica che si registra in città, nell'ultimo periodo, quello di Capodanno e delle festività natalizie, noi abbiamo aumentato gli orari di apertura di questo sportello, perché dovevamo rispondere a questa enorme affluenza di turisti. Andiamo avanti con i primati, perché di pochi giorni fa la possibilità che diamo ai cittadini di rilasciare certificati anagrafici e di stato civile online. Cioè i nostri cittadini non dovranno più recarsi fisicamente presso le municipalità, ma potranno scaricare certificati di nascita, morte e matrimonio comodamente dal proprio PC e gratuitamente. Chiaramente i risvolti di questa misura sono tantissimi, le potenzialità sono enormi e nei prossimi mesi noi li svilupperemo. In primo luogo stipulando un protocollo con l'Ordine degli Avvocati di Napoli, perché c'è un'esigenza per gli avvocati di scaricare questi certificati per quanto riguarda i propri clienti, i propri assistiti, e quindi consentiremo e estenderemo queste potenzialità anche a questa fascia professionale. Passiamo adesso ai cimiteri. Questo è un settore che soffre particolarmente della mancanza di personale, e in questo periodo c'è stato un dirigente che ha avuto sia l'incarico del servizio cimiteri che quello del patrimonio. Questo ha causato in un certo senso alcune difficoltà nella gestione, ma che chiaramente sono state brillantemente superate. Diciamo che le azioni principali per quanto riguarda quest'area sono sostanzialmente 5. Contrasto all'illegalità. Siete tutti a conoscenza, perché ne abbiamo parlato durante la scorsa seduta, che siamo andati avanti nel processo di acquisizione al patrimonio delle cappelle che sono state vendute illecitamente. La Giunta ha recentemente adottato una delibera concernente gli indirizzi per la gestione dei manufatti funerari acquisiti al patrimonio comunale a seguito di indagini della Procura e della Polizia Giudiziaria. Stiamo procedendo su questa strada e molto presto tutti i manufatti funerari acquisiti al patrimonio comunale saranno attraverso bandi ad evidenza pubblica messi a disposizione dei cittadini. Ancora un'altra linea di azione è quella di aumentare la fruibilità dei siti cimiteriali, e qui vanno senza dubbio segnalati i numerosi lavori di ampliamento dei siti cimiteriali, che almeno per 4 siti cimiteriali sono quasi giunti a completamento. Mi riferisco a Miano, dove sono stati completati e collaudati i primi fabbricati, a San Giovanni a Teduccio, dove è in corso di realizzazione il primo fabbricato per le tumulazioni, a Chiaiano, dove è in corso di costituzione il primo edificio per le tumulazioni e l'area di parcheggio, a Pianura, dove il primo stralcio è prossimo alla fine dei lavori. Sono ancora tanti i processi di ampliamento in corso, su cui lavoreremo immediatamente a partire dai prossimi mesi, e penso a Soccavo. Sono tante le questioni che hanno ricevuto in un certo senso una battuta di arresto, ma semplicemente... Ieri, consiglieri, cortesemente, se vi accomodate nuovamente, lo ripeto, nei banchi, e ascoltiamo l'intervento dell'assessore Sardo. Grazie. Alcune vicende risultano attualmente, diciamo così, sospese, perché sono in atto alcuni gradi di giudizio, e mi riferisco al crematorio. Penso di darvi un'ottima notizia dicendovi che si è finalmente conclusa la gara con aggiudicazione definitiva in data 30 novembre 2017. Con determina dirigenziale si è data l'aggiudicazione. I lavori del crematorio sono ultimati e siamo in attesa di collaudo e di ottenimento dell'autorizzazione all'emissione dei fumi. Passo sull'ultimo punto, che è importantissimo, quello della informatizzazione. No. Non vi avrei lasciato con questa sensazione di malessere per tutta la giornata.
No, 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 l'ultima delega, ascoltatemi, è importantissima. Non potete non ascoltarmi su quest'ultima, è l'informatizzazione, il fiore all'occhiello di questa amministrazione. Attenzione, stiamo per entrare in una nuova era, abbiamo posto in essere le basi per una rivoluzione del funzionamento dell'ente e devo dire veramente grazie ai dirigenti preposti all'informatizzazione, perché sono i nostri traghettatori verso la più imponente opera di informatizzazione mai realizzata in questo ente. Procediamo con ordine, sarò breve. Abbiamo predisposto il nuovo applicativo web-based servizi di e-government, cioè attraverso questa piattaforma è possibile accedere ai servizi demografici, inoltrare CIL e SCIA, pagare il servizio di refezione scolastica e altro ancora. Vi do un dato, nel 2017 abbiamo avuto 1.119.000 movimentazioni, intendendosi con movimentazioni, ricerca, dettaglio e stampa, scheda anagrafica. Ma andiamo avanti sul vero cuore di questa riforma, il PON Metro, il piano operativo della città di Napoli. Napoli ha ottenuto 91.895.333 euro di finanziamenti per informatizzare completamente l'ente. Ci sono 12 progetti bellissimi che stiamo seguendo tutti. Per quanto riguarda il mio assessorato, la competenza è sull'asse 1, cioè l'agenda digitale metropolitana. Ci sono risorse per 13.355.518 euro. La strategia prevede potenziamento della server farm del Comune di Napoli, erogazione ai comuni di Napoli di una linea di servizio infrastructure as a service, l'estensione a tutti gli enti della città metropolitana dei sistemi informativi e delle banche dati del comune di Napoli. Questo è un dato importantissimo. Abbiamo firmato con la città metropolitana un accordo di collaborazione istituzionale. I due enti proseguono insieme, si andrà insieme verso una completa rivoluzione di tutto il sistema informatico dell'ente e della città metropolitana. Ancora l'ultimo dato, c'è la piattaforma, l'adesione al nodo dei pagamenti PagoPA. È già possibile pagare online la refezione scolastica, ma entro fine anno crediamo che sarà possibile effettuare tutti i pagamenti verso la pubblica amministrazione con questo sistema. E in ultimo, un altro dato molto importante, la connessione alla rete internet nei luoghi pubblici. Con l'acquisizione della Indefectible Right of Use dell'infrastruttura in fibra ottica, 105 sedi comunali sono tutte collegate e garantiamo in questo modo la disponibilità di connettività alla rete internet presso tutti gli uffici pubblici comunali, 100 scuole comunali e diversi siti di interesse turistico. Grazie.